che le mie possano essere considerate preoccupazioni infondate, perché già ci hanno risolto il problema. E quindi aspettiamo fiduciosi. Che problema è? La cosa importante è che in queste cose ognuno ci metta la faccia, no? Quando uno fa una dichiarazione e dice domani faremo questo, no? Giovanni Gaspari ci mette la faccia e dice io mi impegno a fare questo. E poi la gente si ricorderà. Quando qualcun altro ci mette la faccia e dice farò questo, faremo quest'altro, ognuno ci mette la faccia. E poi ognuno... con la lettera dell'Unione Europea, no? Comunque, fatta eccezione per pediatria, che lo faranno, Allora, ortopedia, area vasta. Stai nascolo in piazza a me. Fermati. No, è un'altra cosa. Non è che stai in Ascoli e vai a San Benedetto. Chi l'ha deciso? Questo io dico, sta a San Benedetto e vai in Ascoli. Perché l'area vasta non è che stai in Ascoli e a San Benedetto. L'area vasta funziona. Se qualcuno di San Benedetto va in Ascoli, qualcuno di Ascoli va a San Benedetto. Diversamente si chiama colonizzazione, che è un'altra storia. Noi ci abbiamo avuto problemi con i saraceni, ma ci va stati quelli, capito? Non è che ce ne avevamo avuti altri. Noi, allora, se qualcuno da San Benedetto va in Ascoli, se qualcuno di Ascoli viene a San Benedetto, va bene. Ci mettiamo seduti e vediamo quali sono le priorità. Allora, noi mettiamo sul tavolo ginecologia ostetricia, 1000 parti a San Benedetto. Quanti se ne fa in Ascoli? Vi ricordate quando eravamo ragazzini? No? Lo più tira lo meno. Oppure, pronto soccorso, noi qui facciamo 123.000 prestazioni all'anno. Ad Ascoli, quante ne se ne fanno? Allora, traumatologia, dove è giusto che stia? Ad Ascoli, a San Benedetto? Mettiamoci d'accordo. Magari ad Ascoli si possono fare gli interventi programmati. Cioè, questo è... Sai come? Questo è lo parlà. Il resto è un'altra cosa, no? Quindi va bene. Io sono d'accordo con tutti quanti che oggi mi rassicurano. E io dormo sonni tranquilli, proprio come le creature. Il problema è che io ci metto la faccia e loro pure. Che dice Canziani? Queste due esternazioni ci fanno male al territorio. Ma che ne so, stamattina mi hai chiamato Gabriele, tu facciamo una conferenza stampa insieme, ci vogliamo bene. Io non ho mai... devo dire, mai c'è stata una unità di intenti e una solidarietà attorno a un sindaco che già ci ha avuto un consenso del 58%, che è sempre meglio che ce lo ricordiamo, no? Quindi Gabrielli ha chiamato... Certo, perché la sanità non è... Cioè, quello che ti può far sorridere, no? Perché magari uno pensa sempre solo alla polemica, invece la sanità è una cosa seria. E la sanità riguarda tutti. La sanità non è né di destra, né di sinistra, né di centro. Quando uno ha un problema di salute, vorrebbe trovare le risposte presso il proprio territorio. E il territorio, lo ricordo a Canzian, non è San Benedetto, perché l'ospedale è della ASL 12, lui confonde il territorio con l'ospedale, cioè l'ospedale con San Benedetto, invece l'ospedale è della ASL 12, che è di 14 comuni, oggi diventati 12, dopo la divisione delle province. Quindi non c'entra San Benedetto e l'ospedale, è il territorio, perché io sono il presidente della conferenza dei sindaci, oggi presidente di distretto.